Buongiorno e ben ritrovati in un nuovo video di Creazioni Lunari. Come state? Spero tutto bene. Allora, sto registrando dalla webcam, dalla fotocamera del computer per fare in fretta perché questo video sarà un dove eravamo rimasti? Allora, eravamo rimasti al video in collaborazione con BBCraft. Spero e penso che ne arriverà un altro abbastanza velocemente. Eravamo rimasti anche che abbiamo comprato casa. Allora, traguardo bellissimo, meraviglioso, ma faticosissimo. Molto, molto faticoso. Appena possibile vorrei girarvi anche un home tour, come dicono quelle brave, cioè, non io, quelle serie, non io, però un home tour. Ma appena sarà a posto, perché vi dico che noi abbiamo comprato, ci siamo trasferiti, ma ci sono ancora molti, molti scatoloni. Nonostante i traslocatori ce li abbiano messi nelle stanze. Vi dico solo che la mia camera l'abbiamo liberata 2 giorni prima di Natale. Oggi è il 29-12, però insomma. Ci sono ancora pacchi da togliere, cioè cose da togliere dalle scatole. E meno male che abbiamo 2 stanze jolly in cui abbiamo ammucchiato tutto ciò che non ci serve. Due, tre, non lo so. Insomma, è una casa un po' particolare perché è dislocata su più livelli e non sono mancati problemi. Il problema di come fare entrare il frigorifero, nuovo. Il problema della lavastoviglie che si è rotta e di quella che c'è stata. Cioè, ci è arrivata, ma che era tutta ammaccata e quindi abbiamo rimandato indietro. E adesso l'acquisto di quella nuova che non si sa quando arriverà. In più, abbiamo montato mobili dell'IKEA da soli, mobili presi su Amazon anche. E il tavolo che ci portiamo dietro di cristallo, di un designer famosissimo, non mi ricordo, Arclan, penso sì, una roba del genere, che è stato montato e rimontato più volte dai traslocatori, ma che ci fa penare. Cascata roba, di là, cioè ci sono fantasmi, va bene, non importa. Come l'ha presa Daphne? Molto molto bene, anche perché abbiamo un giardino enorme. Quindi lei ha gli spazi anche per star fuori. Abbiamo la possibilità di uno studio. Aspettate, la linea internet e telefonica che non arriva, che ci avevano detto che arrivava, invece non arriva. E in più, come ve lo spiego senza entrare nello scurrile? Si è allagata. E la lavanderia e abbiamo dovuto chiamare i signori che spurgano e non si è allagata solo di acqua e sapone, ecco. Quindi diciamo che se quella cosa porta fortuna, noi di fortuna ne avremo tantissima. Però la casa ci piace tanto e siamo veramente felici di quest'acquisto. E di queste belle spese, perché comunque siamo andati fuori budget, ma tanto ormai il budget ciao ciao. Tanto si, e meno male l'avevamo comprata che non c'era tanto da ristrutturare. Meno male. Di questi tempi un po' un problema. Ma a parte questo, la casa ci piace tantissimo. Ci abbiamo passato già il Natale e insomma ci passeremo tutte le feste perché non ho intenzione di trasferirmi mai più. Mai più proprio. Il 2023 poi è stato un anno molto ricco anche a livello di soddisfazioni lavorative. Voi, perché comunque avete guardato i miei video tantissimo e avete iniziato a commentare, quindi c'è un'interazione anche con voi. E la cosa mi piace molto ed è per questo che cercherò di essere il più costante possibile. Cercherò anche di rifare gli svuota la spesa perché ho visto che era un format che vi piaceva, ma non li ho più fatti perché in questo periodo di transizione fra casa vecchia, trasloco, casa in affitto e poi casa nuova, praticamente
non andavo più io a farla fisicamente la spesa, non me la facevo più portare a casa, ma andavamo noi a ritirarla al supermercato e soprattutto andava a ritirarla Fabio i momenti tipo alle 2 del pomeriggio, che cioè dovevamo ancora mangiare, e quindi mettevo dentro e poi non ce la facevo a farvi lo svuota la spesa. Cercherò anche in questo di tornare magari. E io sono al negozio aperto, quindi guardo fuori, scusate. E poi a livello lavorativo è stato molto intenso, soprattutto per questi regali di Natale, perché le personalizzazioni sono andate molto molto bene. Quindi la mia città, che è Livorno, ha risposto molto bene e tanti hanno deciso di affidarsi a Creazioni Lunari per i propri regali natalizi, e questo mi ha riempito di gioia. Quindi abbiamo lavorato tantissimo e stiamo fortunatamente, toccandoci il naso, lavorando molto molto forte, tant'è che arriveranno anche altri progetti e altre tipologie di personalizzazione. Quindi in tutto questo il mio 2023 è stato un anno ricco, ricchissimo, ed è per questo, ma se mi buttavo, ma perché non me lo dite prima? Ecco, è stato ricco, ricchissimo di forti emozioni, e io sono grata alla vita per questo 2023, sono grata alle persone che mi stanno vicino. La bimba è cresciuta tantissimo, come era immaginabile, sta facendo passi da gigante. Anche i video aggiornamenti di Daphne li ho mollati, perché in realtà il mio è un canale un pochino più creativo e ho visto che non mi interessava poi così tanto, però un accenno a Daphne lo devo fare per forza, perché è parte della mia vita. Lei ormai è autonoma, è una bimba di 2 anni e 2 mesi, ma praticamente sembra una bimba di 3, 3 e mezzo, 4. Gira per la casa come fosse una signorina, qui in negozio praticamente è la padrona e noi siamo i suoi sottoposti. Ormai ha occupato quest'ala del negozio tutta per sé, tant'è che quest'anno la vetrina è stata fatta in maniera diversa, oscurando praticamente il caos di Daphne dietro, che si è occupata tutta la stanza. Doveva essere la mia stanza, io sono relegata nel solito angolino perché quella è la sua stanza, e anche perché in realtà per quella stanza ci sarebbero tanti progetti che dobbiamo aspettare la scuola materna per far attivare. E quindi lei parla, formula proprio discorsi ormai. Se mi seguite su Instagram ogni tanto la vedete, perché lì pubblico scenette tipo quella del presepe, che comunque vi devo dire invece che sta durando contro ogni pronostico, sta durando ancora, non l'ha tirato giù così, perché l'abbiamo fatto dove ci sono le scale, e la nostra paura era che arrivasse fra così tipo gatto e lo buttasse giù, invece no, è stata molto molto brava per adesso. Adesso che l'ho detto, butterà giù tutto. Dorme da sola più o meno, magari si risveglia nella notte e dal lettino vuol venire nel lettone e glielo permetto. Ha avuto paura di Babbo Natale, perché è arrivato Babbo Natale prima che si addormentasse e faceva un po' di rumore con le renne, e lei si è spaventata tantissimo, tant'è che praticamente fortunatamente Babbo Natale ha fatto veloce e è andato subito da una sua amica, e quindi è andato via di casa velocemente, ha sbattuto la porta e se n'è andato. Ora vedremo come va con la Befana, perché stiamo aspettando anche la Befana, che viene di notte con le scarpe tutte rotte. Comunque è una bimba gioiosa, che gioca con tutti, che si diverte, e quindi non vediamo l'ora, insomma, nemmeno di vederla crescere, perché la vediamo quotidianamente crescere in ogni sua cosa. Ah, adesso non vuole più che l'aiuti in nessun modo a mangiare o a fare qualsiasi cosa, è completamente autonoma.
Ha imparato a togliersi il giacchetto da sola, quindi a aprire proprio la cerniera e a togliersi il giacchetto, prova a mettersi le scarpe, adora gli adesivi e adora lavorare con le cose di mamma, quindi devo stare attenta a tutto perché in realtà lei è proprio concentrata sulla manualità, meno male ha preso da me questa cosa. E poi soprattutto le piace tingere insieme al babbo casa. Peccato che lei tinga colorato sul muro bianco. E questo è stato un problema che abbiamo dovuto affrontare in casa nuova, perché lei appena vede un pennello o un rullo non capisce più niente e inizia e dipinge. Ma va bene così. Quindi niente, io spero di postarvi prossimamente altri aggiornamenti dalla casa, non del Grande Fratello, ma da casa mia e da casa nostra. E niente, vi saluto perché sono già 10 minuti. Vi faccio gli auguri per un buon 2024. Noi ci vediamo all'anno prossimo, mi dà proprio l'idea di sì. E auguri veramente che sia un 2024 felice per tutti voi, che lo possiate passare l'inizio e la fine del 2023, l'inizio del 2024 con le persone che amate e niente. Grazie a tutti e al prossimo video. Ciao.